fa molto piacere essere qui. In realtà mi fa particolarmente piacere perché già dagli interventi che abbiamo sentito noto già una certa affinità rispetto alla filosofia, all'approccio al BIM che non riscontro in altre circostanze analoghe. Quindi devo dire che siamo nel posto giusto per qualità e dei contenuti espressi fino a questo momento, ma immagino anche per il seguito. Mi occupo chiaramente come rappresentante di Graphisoft, quindi di una software house, del processo strumentale, ma dovrei fondamentalmente parlare anche del processo gestionale. Le due situazioni non sono inscindibili, derivano uno dall'altra. E chi non comprende la natura intrinseca fra queste due dimensioni si può dire che è un po' legato a situazione, una visione del BIM un po' autoreferenziale. Quindi andremo a parlare di come il processo genera lo strumento e va a editare il processo strumentale. In qualità di Open BIM Manager di Graphisoft mi occupo di tutto ciò che sta intorno al software, quindi altri software, quindi relazioni, prove, sperimentazioni, best practices di interscambio con altri software, con altre applicazioni, relazioni con istituzioni, enti, università e con clienti utilizzatori, cioè tutto ciò che compone l'ambiente in cui va ad operare un software. Il BIM ciclicamente attraversa delle soglie, ormai gli inglesi hanno superato la fase 2, era prevista per il 2016 con una proroga al 2018, quindi nel 2019 sono entrati nel livello 3. Abbiamo in Italia la normativa UNI, poi è uscita la ISO a livello internazionale, quindi la UNI si va ad allineare con un lavoro anche consistente e soprattutto quello che cambia, a mio parere, è l'approccio al BIM, non più orientato alla produzione, dove l'interesse non è più per il progettista risparmiare nel coordinamento fra i vari elaborati di disegno. L'interesse è nello scopo stesso del BIM, come ci ha illustrato efficacemente Xenia precedentemente, quindi a vantaggio del committente. Il progettista oggi non deve pensare a quanto risparmia col BIM, ma a quanto fa risparmiare al nostro committente. Tante volte si parla di ISC come di un formato e delle sue limitazioni. Qui siamo appunto in un ambiente amico, quindi immagino di non trovarci in queste situazioni, ma è qualcosa che ahimè sentiamo spesso al di fuori di queste mura. E questo succede proprio perché non è visto nella sua totalità, nell'insieme. ISC non lavora da solo, ci sono altre sigle come IDM, quindi Information Delivery Manual, quindi come riusciamo a intanto elaborare un capitolato informativo, un AIR, e trasformarlo in requisiti del piano di gestione informativa o BEP. Parliamo di MVD, Model View Definition, quindi come andiamo a scrivere il nostro ISC in base alla Information Delivery Manual e infine l'ISC stesso. Questa slide, questa immagine, l'ho presa da una presentazione di Richard Petri, penso che illustri al meglio la questione, quindi una situazione al contesto fatta di diversi riferimenti normativi, riferimenti tecnici, l'apporto di altri contributi disciplinari che costituiscono il contesto sul quale sviluppare il nostro IDM, banalmente il nostro capitolato informativo, in base al quello abbiamo i diversi, più di uno, Model View Definition, quindi come andiamo a tradurre ognuno dei nostri ISC sulla base
degli scopi, dei beam uses, e una volta sviluppato il nostro ISC, questo compie un percorso, un processo di validazione, di qualificazione all'interno dell'ambiente di Common Data Environment. Quindi ISC non è un formato, certamente lo è da un punto di vista tecnico, ma ISC è uno schema, troviamo qualsiasi altra definizione, ma è il risultato di tutto questo percorso. Intanto distinguiamo fra questo deriva dalla ISO 19650, ma era già presente come concetto nelle PAS britanniche. Distinguiamo fra un progetto, Project Information Model, quello per lo sviluppo costruttivo, e l'Asset Information Model, al cui interno andiamo a individuare appunto gli usi specifici, e questo è fondamentale. All'interno dei lavori della Commissione europea, il CEN DC442, in particolare il gruppo di lavoro 2, Task Group 1, si sta parlando tanto di LOD e LOI. Sono tutti sicuramente argomenti interessanti, ma c'è un problema. Il problema se ad esempio, come è stato detto anche stamattina, in un bando viene richiesto per una fase ancora di sviluppo schematico un LOD sviluppo 500. Allora è inutile capire come definire nel dettaglio che cos'è il LOD 500 se a monte c'è una richiesta totalmente sbagliata di questo principio. E quindi il lavoro della Commissione tende alla definizione non tanto di che cos'è, com'è fatto un LOD, come si distingue LOD grafico e LOD informativo, quanto piuttosto su la necessità, qual è lo scopo del LOD, come dire che andiamo a definire l'obiettivo finale del nostro LOD, perché lo facciamo innanzitutto, in qualche modo andiamo a definire i vari passaggi del LOD, a cosa serve cosa, come sappiamo, per la fase e per l'obiettivo della fase. Però partiamo dalla fine, partiamo dallo scopo. Un lavoro, questo rappresenta i vari campi aperti all'interno di Building Smart, in particolare a livello tecnico, quindi entriamo già un po' di più nel tema dei processi strumentali. In particolare mi soffermo sullo sviluppo delle cosiddette MVD XML, anche questo l'ho visto nella presentazione di prima di Xenia, quindi lo strumento attraverso cui facciamo la nostra validazione del progetto. Xenia parlava di mappa informativa da cui faccio derivare, da cui sviluppo appunto gli usi specifici e anche il modo, lo strumento per poterlo validare successivamente. Vi riporto un esempio preso da Building Smart Norvegia ed è lo sviluppo di uno specifico BIM Toolkit, come gli inglesi hanno sviluppato l'NBS BIM Toolkit per dare ad ogni elemento, ogni componente una propria identità e riuscirla a identificare. In Norvegia hanno sviluppato questo invece proprio per riuscire a definire gli scopi e la validazione in base allo scopo. Quindi una pagina web, si inseriscono i dati del progetto di ogni tipo. Si lavora sulla fase del progetto BIM, quali sono le caratteristiche che devono essere coperte per ogni fase e quindi di conseguenza l'uso del BIM. In base a questo possiamo fare il download dei requirements per ogni fase e per ogni ruolo. Facciamo un download di tutti i requisiti e finalmente il download di questo formato, usato in maniera forse un po' impropria, il formato MVD XML. E come lo usiamo?
C'è un applicativo gratuito che permette di caricare il file ISC e in base, facendo l'upload di questo set di regole XML che abbiamo precedentemente sviluppato, siamo in grado di, o meglio, la committenza, è in grado di, fare questo tipo di analisi per avere un lavoro, uno sviluppo, maggiormente condiviso e quindi non solo, ad appannaggio del progettista che in tanti casi, detiene ancora, troppe, responsabilità all'interno dello sviluppo del progetto a discapito di quelli che sono i ruoli specifici della committenza. In pratica, quello che abbiamo visto precedentemente con la piattaforma sviluppata da RFI, in maniera, forse se vogliamo, un po' più, facilmente disponibile all'utente comune. Ed è qualcosa che sarebbe auspicabile, mi rendo conto che è di non semplice realizzazione, poter sviluppare anche in Italia, avere il nostro proprio BIM toolkit. E poi da qui vediamo, l'ideale diventa quindi quello di incorporare questo formato, questo set di regole, questo MVD XML all'interno del nostro applicativo, del nostro software. E qui siamo entrati in pieno nell'uso dello strumento. Graphisoft dalla versione 20, oggi siamo alla 22, sta per uscire la 23, ha sviluppato, ha intrapreso anzi un nuovo percorso nella gestione dell'informazione. E lo fa proprio per riuscire ad essere maggiormente flessibile. La vera forza del BIM, cioè nel riuscire a tradurre i requisiti del committente in elementi numerabili, quantificabili, misurabili, sta proprio nella flessibilità. Quindi non dobbiamo acquisire determinati usi del BIM, li dobbiamo poter acquisire tutti. E quindi abbiamo da un lato la possibilità di incorporare qualsiasi tipo di proprietà, di attributo, che sono indipendenti dall'oggetto stesso. Quindi non è lo sviluppatore in Graphisoft che determina quali sono le proprietà legate a un oggetto all'altro. È l'utente stesso che può crearsi n quante informazioni vuole e in maniera indipendente riesce poi a gestirli, attribuirli a un elemento piuttosto che un altro. Queste informazioni sono di tipo, possiamo creare delle liste di opzioni, possiamo creare dei valori di stringa, delle misure, oppure crearci delle espressioni di calcolo tali per cui riusciamo non soltanto a importare, esportare, attribuire i dati, ma riusciamo anche a elaborarli al loro interno. E da qui li andiamo a comunicare con lo strumento più diffuso in assoluto per la gestione dei dati, che è una tabella Excel. Sulla base di questo andiamo a creare anche delle sovrascritture grafiche che sono in grado quindi di tematizzare il nostro progetto. Quindi parlando di BIM Uses andiamo a lavorare non solo sull'aspetto grafico, quindi sulla resa estetica del progetto, ma andiamo a determinare se un progetto in una fase per un uso, uno scopo è compliant o meno. E quindi andiamo a visualizzare, mi sa che bisogna bloccare l'aggiornamento. Allora bevo un po'. E ad esempio andiamo a visualizzare una mappatura delle classi di resistenza al fuoco, ma questo l'ha stabilito l'utente, non esiste una funzione in Archicad per la gestione delle classi di resistenza al fuoco. Chiunque può crearsi la propria e senza entrare nel settaggio del singolo elemento, crearsi la propria mappatura, la propria tematizzazione. E questo è uno strumento che viene molto utilizzato, molto apprezzato dai nostri utenti, perché permette di crearsi delle regole di visualizzazione, di controllo e verifica a monte del progetto, non chiaramente
nella fase del CDE per la verifica. In questo caso tutte le porte che sono classificate come uscite d'emergenza, che sono legate a determinati spazi con una capienza, una portata, un carico di persone superiore a un determinato valore e la cui larghezza è inferiore, vengono segnalate in rosso. Quindi abbiamo un'estrema capacità, libertà, flessibilità di gestire tutti questi dati e metterli in relazione fra di loro. Questo ci riporta a un altro tema, quello relativo alle classificazioni. In Archicad abbiamo qualcosa come 18 strumenti, a breve diventeranno 19, ve lo anticipo. Di contro ISC ha qualcosa come 850, adesso che arriveranno ai vari ISC Rail, ISC Road, eccetera, immagino che arriveremo al migliaio, quindi da 18, 19 a un migliaio c'è una certa disparità. E per esempio una classificazione, un sistema di classificazione internazionale, Uniclass, Omniclass, sono sull'ordine delle diverse migliaia di elementi di classificazione. E lo sviluppo, quindi siamo già nella versione 21, quindi l'anno dopo, ha svincolato anche il sistema classificatorio, rendendo disponibile quanti elementi si vogliono. Quindi se avevamo 19 elementi Archicad, un migliaio ISC, abbiamo infiniti elementi di classificazione all'interno di Archicad che possono essere combinati nella maniera a noi più utile per lo scopo, per l'occasione, eccetera. Quindi non solo per fare una corrispondenza fra la classificazione di Archicad e le possibili classificazioni ISC, ma anche, come dicevo prima, per riferirsi a tutti gli elementi di classificazione, in questo caso Omniclass. Ma ancora possiamo crearci i nostri sistemi di classificazione personalizzati. La gestione dei LOD, una VBS, la classificazione del degrado, eccetera. Abbiamo visto prima con Xenia come, pur non avendo ancora a disposizione, ti cito spesso, non avendo a disposizione strumenti specifici relativi all'utilizzo in ambito ferroviario, si è vista una breve schermata in cui mostrava che applicava un sistema classificatorio specifico per quel particolare utilizzo. Altra particolarità è che in base al sistema di classificazione che abbiamo adottato, ci siamo sviluppati noi personalmente, abbiamo a disposizione più o meno attributi. In questo caso siamo a un LOD, ho sviluppato una classificazione per la gestione dei LOD secondo le PAS, secondo il sistema UNI, e a un LOD basso, un LOD 100, abbiamo poche proprietà disponibili. A un LOD più alto, chiaramente, queste aumentano. E questo consente di gestire la granularità dell'informazione, quindi perdersi informazioni, o peggio ancora, non inserire delle informazioni all'interno del ciclo BIM è qualcosa di dannoso, è altrettanto dannoso l'eccesso di informazioni non necessarie. È possibile gestire più di una classificazione contemporaneamente, visto che gli usi sono diversi, e in base a questo possiamo comunque fare la mappatura del nostro progetto, in questo caso per la gestione dei LOD, oppure ancora la gestione del degrado, e il tutto senza andare a modificare di volta in volta il settaggio nei nostri elementi, saltando di qua e di là, andando a modificare una cosa per un uso, poi tornando indietro per risistemarlo per l'altro uso. Un esempio della forza delle classificazioni, qui abbiamo stiamo sviluppando un'operazione di analisi delle interferenze, dove individuiamo due gruppi, quindi le interferenze non sono prestabiliti fra
un campo disciplinare e l'altro, elementi impiantistici ed architettonici. Scegliamo noi, in maniera ancora una volta molto flessibile, che cosa vogliamo coinvolgere nel primo gruppo e nel secondo. E possiamo farlo in due modi, quindi andando a selezionare tutti gli elementi che concorrono a definire il primo e o il secondo gruppo, oppure, non so se si vede bene, andando a selezionare tutti gli elementi classificati come nel primo gruppo e tutti gli elementi che sono classificati in un modo o non nell'altro e così via dicendo. Quindi abbiamo sintetizzato una serie di concetti anche piuttosto articolati in pochi passaggi. La struttura di Archicad contraddice un po' la struttura dell'ISE. Normalmente abbiamo questa scala, la ritroviamo in qualsiasi visualizzatore ISE. In questo caso vedete in sfondo Solibri Model Viewer. E quindi abbiamo questa gerarchia fra gli elementi, proprio perché in ISE tutti gli elementi sono in relazione fra loro, dove all'interno di ogni piano abbiamo i diversi building element type. In Archicad invece abbiamo soltanto delle istanze, non dobbiamo definire famiglie, non dobbiamo definire tipologie, le possiamo applicare successivamente. E quindi per determinare, a seconda degli user, ad esempio nel facility management abbiamo la necessità di catalogare, categorizzare gli elementi, e poi distinguere successivamente le diverse istanze. Per fare questo ci avvaliamo di un processo a ritroso, quindi abbiamo definito quali sono le istanze e da qui, in base alle sue caratteristiche intrinseche, andiamo a definire quelle che sono quella che è l'appartenenza a un particolare element type. Come lo facciamo? In questo modo creiamo delle regole di nominazione, e questo grazie alla possibilità di combinare, attraverso le espressioni inserite all'interno degli attributi di Archicad, tutte le informazioni che vogliamo presenti dentro il nostro modello. In questo caso ci creiamo una regola di nominazione dell'ID legato alle porte, in cui facciamo rientrare ad esempio la il posizionamento all'interno di un piano e quindi una numerazione progressiva. E poi questa informazione, vedete, quindi cambiando il piano di volta in volta cambia il codice relativo al piano. E poi queste le andiamo a combinare con un'operazione di concatenamento dei diversi dati per ottenere da un lato le nostre istanze e dall'altro invece, legato anche alle caratteristiche, quindi la classificazione del tipo porta, andiamo a crearci il nostro tipo. E quindi in un abaco siamo in grado di crearci noi il tipo non legato al nome che abbiamo attribuito alla famiglia, ma in base alle sue caratteristiche che di volta in volta vado ad attribuire al mio oggetto, alla mia porta. E all'interno del nostro traduttore ISE, scegliendo chiaramente la Model View Definition appropriata, facciamo un mappaggio tale per cui il nome ISE facciamo corrispondere non il nome della famiglia, il nome della tipologia, ma il nome ricavato attraverso questo tipo di operazione, di concatenazione di termini, attraverso l'utilizzo delle espressioni in Archicad. E quindi abbiamo risolto in maniera anche molto, molto libera, molto flessibile, questa problematica. E qui vedete nel gestore ISE interno ad Archicad appunto la distinzione fra elemento tipo e al suo interno le diverse istanze. Oppure possiamo dare una nominazione del nostro componente, del nostro elemento, in base all'appartenenza a un ambiente piuttosto che un altro. Tale per cui, sempre con la concatenazione, se spostiamo un elemento da una stanza all'altra, cambia il suo nome, cosa che è
assolutamente necessario e fondamentale quando si parla di facility management. Ed ecco, vediamo nell'esempio. Okay. Quindi cambia il nome proprio in base anche al suo posizionamento. Un'altra novità è quella di riuscire a sviluppare dei nostri profili complessi, ma facendo in modo che siano poi editabili singolarmente. Quindi un unico elemento possiamo configurarlo in vari modi, così da poterlo adattare alle diverse situazioni. Questo è sicuramente molto utile per lo sviluppo dei dettagli costruttivi. Non vado a sviluppare n elementi per n situazioni, ne faccio uno solo che declino per tutte le funzionalità. Ma ve lo riporto perché, come avete visto prima, sono riuscito a etichettare il singolo strato, il singolo componente all'interno di questo profilo complesso, e l'etichetta ha riconosciuto le sue informazioni che poi ritrovo anche all'interno del mio abaco. E questo ci riporta anche a una delle questioni più dibattute, almeno in Uni è stato ed è ancora molto dibattuto, quindi fra un sistema identificativo che mi individua di che cosa stiamo parlando, scusate, al contrario, un elemento classificatorio mi dice ok, questo il muro è il muro effettivamente, poi decliniamo verso una particolare caratteristica, e l'identificazione, un sistema che ci permetta di individuare e definire quel muro come esattamente come quella particolare muro. Per fare questo, chiaramente, abbiamo bisogno di un codice composto piuttosto lungo che in molti casi diventa ingestibile. Abbiamo qui gli amici di H che all'Uni hanno proposto questo sistema per tag. L'utilizzo delle espressioni legate anche all'utilizzo dei profili complessi con i modificatori è funzionale a questo tipo di discorso. Se cambio il tipo di classificazione, cambia l'identificativo del mio elemento. Se cambio lo spessore del mio muro, dell'isolante del muro, cambio anche di conseguenza di nuovo il suo codice identificativo. E tutto questo chiaramente deve poter essere esportato in maniera affidabile attraverso il formato IFC. Quindi, selezionando un elemento, cambiamo, modifichiamo gli spessori, alziamo, abbassiamo il battiscopo, le fondazioni, eccetera. Utilizziamo un particolare traduttore che ci permette di riportarci i property set, i quantity set in questo caso, e all'interno, adesso è molto piccolo, non penso che dall'in fondo riusciate a vedere, però nel mio ISC riesco a vedere poi tutte queste informazioni. Quindi di ogni componente riesco a leggere praticamente tutte le informazioni relative all'elemento, e questo è qualcosa che andrà a svilupparsi sempre di più. Proprio perché, come perdonami, dicevo... Ilario, se puoi andare a chiudere, perfetto. Questo perché è proprio la direzione di sviluppo di Archicad, quindi non più una gestione separata di dati che leggiamo e che attribuiamo al nostro elemento, ma tutti i metadati sono e saranno sempre più incorporati all'elemento, da qui li elaboriamo, li estrapoliamo. E quindi chiudo con questa grafica, dove nella parte di sotto abbiamo i diversi BIM uses legati a diverse fasi, nella parte di sopra ci sono diverse combinazioni fra software. Quelle in grigio sono legate all'utilizzo dei formati aperti, quindi OpenBIM è veramente, da un lato, è qualcosa che permette, come si sottolinea spesso, di lavorare con la soluzione che ci piace di più, che è più conveniente in quel momento, ma dall'altra parte è quella che ci permette anche di focalizzarci sullo scopo specifico dell'uso del BIM e non l'uso del modello. Grazie.